Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Shiva in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, andiamo pure avanti, vediamo di fare questa strage massonica. Ci dite che... Oh, salve, tu, ti ho visto, eh. Ti ho visto anche prima, cioè ti avevo sentito prima, però ho detto vado veloce. Cos'è che mi hai trovato? Mamma mia. Vediamo un po'. Cerco... Ok, ti ho visto bene. Vediamo se... scusate, andiamo qua. Riesco a prenderlo. In teoria sì. Perfetto. Chi c'ha fretta? Finché mi arriva la X verde vuol dire che lo sto prendendo, eh. Quindi siamo a posto. Perché ho voluto la portata maggiore, ragazzi, per questo motivo qua. Perché così posso giocare un po' di astuzia. Sì, cioè, astuzia, dai, diciamo, però la grossa. Diciamo di lontananza, ecco. Ok. C'è qualcun altro, perché l'ho sentito, ma probabilmente è di sopra. So che sei qui. Che cazzo, ho sparato fino adesso. Se non lo sai. È mezz'ora che faccio casino. Vabbè, una carota, così la possiamo piantare. Benissimo, munizioni. Porto. Queste cose qui devo vedere se sono meglio delle mie. Cioè, già me lo dice, che fanno cacare, quindi niente. Oddio, potrei prendere per poter dopo usufruire, smontandole, perché mi servono i pezzi, però... Sigarette, grazie, perché servono. C'è il materiale nucleare, eh? Adesso vediamo come poter fare, perché uno non lo voleva usare. Terminalo? C'è il terminale da qualche parte? Adesso andiamo a vedere, perché qui c'era questo e mi interessava quanto. Ecco il terminale, ho detto io che ce n'era uno. Vediamo se ci dà la possibilità di aprire quella porta. Carovana. Sì. Oddio, scusate, ho scritto quello. Offline. No, non è possibile. Ah, beh, offline, grazie, l'ho rotto. È offline per forza. Che cavolo. Vabbè, possiamo aprire. Proviamo a aprire. Oh, la chiave del deposito Corvega. Vi ricordate quella chiave che ho preso per andare dai Minutemen inizialmente? Infatti, diciamo, ma c'erano loro la chiave? Era quella. Aia, ho fatto una cacata. Ero convinto di avercela fatta. Ok. Ah, oh, benissimo. Mi Bene. dispiace aver perso per poi delle cose che non servivano neanche. Prendiamo tutto. Madonna, quante munizioni c'è. Cioè, questo ne aveva 20, proprio una schifezza. Questo ne ha, c'è la diffusione 45 e 100 di 108. Beh, buono. 60 di così fucile a pompa. Non è tanto, però va in base al livello, quindi va bene lo stesso. Ok, ci andiamo, perché non si sa mai, ragazzi. Faccio cacate, io le faccio in continuazione. Vediamo di andare nella porta che era questa e vediamo di andare avanti. Oddio, c'è anche da salire, eh? Però volevo vedere se effettivamente è qui. Ah, ok, ci siamo ricongiunti. Bene, mi fa piacere. Allora, da salire era qui, se non sbaglio. Ok. Che cazzo vuol dire? Non so, bah. Oggi non so parlare. E qui si esce, vero Commonwealth? Esatto, ok, mi sono ritrovato. Siamo di qua, saremo al piano di sopra dell'esterno che siamo arrivati inizialmente, dove sotto c'era la torretta, vi ricordate? E Che quello è cazzo è l'esterno. stato? Oddio. Oh, c'era un attimo. Ok, Non perfettico. puoi morire così! Come puoi morire così? Come deve morire? Cos'ha? Deve. Oh, sei stato bravo! Ma tanto bravo! Ho provato a correre, ma sono andato a sbattere contro la scala. Porca miseria, che tiro da maestro che ha fatto! È stato bravo, bravo! Complimenti! Per fortuna avevamo salvato che poco, e quindi sì. Cavoli, non ci voleva proprio questa morte. Mi ha salvato. Sì, mi ha salvato proprio a due passi. Ok, andiamo, ritorniamo. La porta era questa. E invece io non ero andato alla porta, ma ero andato di qua. Cavolo, non me l'aspettavo proprio, ma io questo non l'avevo visto. Boh, speriamo ci siano delle forcine. Cavoli. Cazzo, c'è verso, le sto facendo fuori tutte. Ok, fatta. Ottimo. La fantasticolla, ottimo, la fantasticolla serve come materiale. Ok, cerchiamo di essere un pochino più cauti, che a parte che avevo poca vita, è ovvio che dopo ci hanno massacrato. Quanti steampunk ho? 19. Ok. Cerchiamo di essere un Che cazzo è pochino più stato? cauti. La gamba! Tempo! E questo è l'altro. Se riuscissi a prenderti. Fuoco di copertura!
Sì, di copertone. Eh no, stavolta scemo una volta, non due. Te sei una donna, hai urlato da donna. No! Perfetto. Non puoi morire così! Come deve morire, scusa, chiedi di permesso? Che cavolo. Ok, questo va bene. Comovet, no, non adesso. Già 30 anni a caricare. Salve! Così, no, no, aspetta. Il braccio! No. Sì, il braccio. Oh, grazie, mi hai lanciato la pistola, molto gentile. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Questo non è meglio, non è peggio, oddio, non si sa. Tagliatore, munizioni, occhiale. E non c'è un cazzo, ragazzi, porca miseria. Vediamo un po', pistola, munizioni e niente di che. Oddio, questo è un po' meglio, effettivamente, ma la maschera non la posso mettere. Non è che non la posso mettere, che prenderei dei bonus. Vediamo un po', munizioni. Beh, sono contento, alla fine dai, non è andata così tanto male, siamo morti una volta, pazienza. Può capitare, insomma, non è che non dobbiamo morire mai, siamo ancora all'inizio, in fondo, è normale. Ma perché è così buio qua? Non si vede un cazzo. Cavoli, ci vediamo proprio niente. Ok, andiamo di qua e vediamo chi c'è, se c'è ancora qualcun altro, che devo fare una piazza pulita allucinante. Non mi piaci. Carichiamo, attenzione, ce l'abbiamo, insomma, sì. Ma dove è il coltello? Niente di che. Questa è chiusa. Quante cose chiuse che troviamo. Ok, questa è andata bene. Sì. Cartuccia, munizioni, è molto, vabbè, niente di che. Spero di poter salvare? No, ho preso il cuscino. Ho salvato, bene, così almeno siamo a posto. E mi sono rifocillato. Ok, io direi che possiamo tornare indietro. Magari di qui. Ok, senza spezzarci le gambe. E niente, andiamo giù. Incrociamo le dita. Ho un po' di lousa qui. Che cosa è? Ah, era il loro rifugio? Ma interessante. Comunque non c'è niente di che, frigoriferi rotti, letti da dormire, droghe, perché quello mi sembra giusto, mina tappi, beh, bella, e tanti letti, quindi li abbiamo uccisi tutti perché qui nel letto non ci sono. Ok, possiamo proseguire, dovremmo andare di sopra un attimo. Oh, una stazione di cose, nel caso se fossi venuto con la matura atomica, ma non sono venuto con la matura atomica. Qui mi ricordo che c'era la possibilità di entrare da qualche parte. Oddio, scusate, ma forse mi sbaglio. Forse mi sbaglio. Devo andare di sopra perché c'era una stanza che noi abbiamo visto, che non ho fatto. E quindi andiamo lì a vedere se possiamo proseguire, perché qui sembra una strada un po' senza uscita. Qua... no, mi sono sbagliato, scusa, mi sono confuso. Devo cercare un ascensore per arrivare là. Mi sono perso? Ma cos'è sta luce che gira? Eccola! Oh cavoli, perché mi stava puntando proprio addosso. Niente, andiamo dall'altra parte perché qui non mi ci trovo. Probabilmente è dall'altra parte. Che avevamo trovato la strada, vi ricordate? Sì, adesso mi ricordo. Ok, di qua. E di qua perché ci dovrebbe essere un ascensore. Perfetto, che io non prendo perché proseguo per la strada. Questa eravamo entrati. No, non eravamo entrati, però avevamo ucciso la gente, vi ricordo. Oh, quanta bella roba. Quanta bella roba che dopo servirà. Vediamo un po'. Purtroppo non ci sono riviste qui, ma pazienza. Adesso andiamo di sopra con cautela, ragazzi, cautela. Salviamo che è meglio. E vediamo un po' come fare. Niente. Ecco, questo è il posto della quest che ci ha chiesto. Questo è l'ascensore che ci aveva portato qua. E qui dovrebbe esserci il che. Allora, qui abbiamo diversi modi per poterla fare. Uno è con il terminale, liberare questo. Farà un bel giretto lui e ci metterà a... allerterà tutti quanti, così almeno sopra dove sono. Ed è, non è male come cosa. Allora, Clans, vai. Fantastica. Comando del Protectron, seleziona la personalità e mettiamo tutore della legge, così almeno tutti quelli armati gli spara. E adesso gli mettiamo attiva. Adesso noi ci allontaniamo. No, scusate. Ci allontaniamo e senza pistola, mi raccomando. Perfetto. Ti taglio quella cazzo di gola. E adesso. Esatto.
se la vedono loro, così almeno io vedo dove tutta la gente, lui intanto fa un po' di stragi e io vado lì con calma dopo che lui ha fatto la maggior parte del lavoro, dopo non farà tutto. Poi vedete, a me non mi fa vedere dove sono. Salvo. Wow. Ah, è morto? Non è durato tanto. Mi dispiace. Purtroppo è durato poco. È durato. Mamma mia, ma che cazzo di esplosione ha fatto? Oh, ragazzi, ha fatto un'esplosione da panico questo qui. Cioè, e qui c'è ancora gente viva? Cavoli. Ok. Mamma mia, che violenza e prepotenza. E qui ce n'è un altro. Perfetto. Almeno così possiamo andare un po'. Oh, salve! Lei si fa male? Si è fatto male. Sono contento. Questa è la porta per uscire dopo. E sì, arrivo. Ma tu... Cosa vuoi sfidare? È successo una cosa da panico. Acciaio. Bello, questo mi serve. C'è la diffusione 40. Fusile, bene, tutte cose buone. Ha fatto una... Non mi era mai capitato di vedere una roba del genere. Mi ha fatto divertire parecchio. Granata e vabbè, cose normali. Ok, andiamo di sopra. Vediamo un po' come fare. Con cautela, salviamo. So che sei qui. Ah, per forza. Non muori ancora. Oh, ma questa è una cosa molto... Non me ne ero proprio accorto che c'era la mitraglia sopra. E io avevo proprio vicino le bombole di gas. Quindi me la sono preso proprio in quel posto. Vabbè, pazienza. È andata così. Solo i codardi si nascondono. Ok, adesso che lo so. Ero convinto di averla fatta fuori. Che ce n'è forse solo quella. Oh, andata. E siamo a posto. Possiamo attivare qui il pulsantino. E questo qui sta per arrivare. Se si dà la mossa. No. Oh, che bella coscia. Sono tanto felice. Dai, ho fatto un po' di figure di merda. Ma se io non sono io, se non ne faccio uno o due a video, a volte faccio proprio il pacchetto completo di figure di merda. Quindi insomma, sì, è andata bene. Allora, andiamo un po' a vedere. Questa l'ho presa. Qui ci arrivo di là. Siamo a postolo. Questo è rimasto senza testa, poverino. Ha perso la testa per me. Sono una bella persona. Chiave della cassaforte di Corvega. Questo è interessante. Steam pack. Mirino. Questo è da smontare, da mettere poi dopo nelle altre cose. Vediamo un pochino. Oddio, mi sono bloccato. Vediamo un pochino. Poi c'è di bello. Munizioni tappo. Questo non mi interessa. Oddio, fa molto, ma lo prendo. E questa è la pistola, cosa fa? In più tattico. È più precisa, quindi la smonto per poter prendere questo tipo di precisione. Va bene, va bene. Facciamo così, interessantissimo. Guardate. Oh! L'hanno messa bella la signorina. I colpi critici hanno 5% di danno, perfetto, mi sono contento. Adesso salviamo un secondo, usiamo questo. Per poter spegnere le luce. Apri bottega. Come apri bottega? Apri bottega. Perplessità, suggerimenti, gli esperimenti. Andiamolo velocemente così, poi me li leggo io, dai. Se no, siamo veramente 30 anni. Vediamo un po'. Mi piacerebbe tanto leggerli, solo che dopo già i miei video sono abbastanza lunghi. Disattiva luci, sì, mi piace al buio. Poi comandi della torretta, io adesso la disattivo, a meno che, ecco qua, perfetto, a posto. Andiamo pure. Cosa? Un altro. Allora, io prima di tutto dovevo andare qua sopra. Se riesco a salirci. È ora di morire. Chi è? Capisci, il sintomo non vedo e quello mi inquieta parecchio. Ok. Ah, non ce l'ho fatta. Per poco. Allora, ci deve essere... Ecco qua, da qui. Dovevi scappare. Mi fai saltare... Oh. Così almeno prendo questo. Tira fuori la pistola, per piacere. Allora, dove cavolo è sto tipo qui? Porca miserica. E quindi... Ah, ce ne sono due. Oh, salve. Vengo a aiutarla. Ecco qui. No.
Ma cosa vuoi fare con una chiave? Mamma, una leva. Ma non ci posso credere. Ce n'è un'altra, perché ho visto chiaramente che c'è. No. Merda! Dai, ma vaffanculo! Oh, perché a lui è funzionato come no? Non è giusto. Ma vado un culo atomico. A lui non vado un cazzo. Vabbè. Bacio sinistro, cartuccia. Queste no. Questo sì. E basta. Ok, dovrei. Penso. È finito. 13-12. Andiamo dove dice lui. Però in teoria dovrei aver finito. Ho fatto quello che devo fare. E quindi andiamo. Sì, si fa uscire. Ma ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sono abbastanza contento. Il problema è che l'uscita me la ricordo molto problematica. Perché c'è un sacco di bella gente e simpatica che ci attende. Noi perché, lo sapete, c'è di sopra una statuetta che vorrei tanto prendere. Ma devo salire parecchio in alto. E all'esterno. Quindi ci sarà da divertirsi. Ci sarà da divertirsi. Perfetto. Oddio. Carichiamo. Siamo carichi. In tutti i sensi. Speriamo di non far cacate, ragazzi. Vedete se c'è qualcosa qui. Non c'è proprio un cazzo. Non più niente. È anche quasi giorno. Qualcuno vedo. Mamma mia, che colpo da minestro. L'ho preso proprio in capocchia. Senza un mirino decente non è andata male. Oh, ma c'è gente che è uscita. Ci vorrei giocare, in effetti. Oh, cazzo, sei forte. Chi è? Dall'alto, vedete? Da lì sparano. Devo assolutamente prendere questo. Eccolo qui. Cavoli. Ci provo, ragazzi. Non so se ci riuscirò. No, non voglio morire, ci terrei un attimo a sopravvivere, però insomma se proprio insisti. Che devo fare... Sì, ma da loro da lì, cioè se ci riescono loro ci riesco anch'io, no? Beh, in effetti sì, ci riesco. In effetti sì, ci riesco. Li faccio pochissimo, ma dovevo farmi poco anche loro. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Oh, ma salve! Lei è venuta alla fine a trovarmi? Dai! Muori! Cavolo! Quanto cavolo ci ha messo a morire! Ce l'abbiamo fatta! Vediamo un po'. Braccio, no, non mi serve. Munizioni, sigaro. Ah, è indispensabile. Mamma mia, è indispensabile, soprattutto quando si va in guerra, Accidenti. Ecco qua. Granata, ve la possiamo lasciare. E quindi io quello là non posso prendere. Oh, ma sei ancora qui te! Stavo dicendo, non posso prenderlo, ma certo che posso! Ricordiamoci di andare lì dentro, Vediamo un pochino, facciamo un giro se ce lo fa fare. Sì, ce lo fa fare. Perfetto. Sono messo un po' male, adesso mi muniziono, mi curo. Meglio di niente sicuramente è. Salviamo e andiamo. Oh, qua dentro non c'era mai venuto. Questo c'è di bello. Con di supporto. Ah, la frequenza di Italia F95. Ah, interessante. Dopo mi sintonizzerò. Vediamo un po' com'è che si faceva. Finirai radio, se non ricordo male. F95. Oh, salve! Cazzo! Cavoli! Interessante! Ok, mi sono sintonizzato. Adesso lo tolgo la radio, per carità. E siamo a posto. Salve. Lei è molto antipatico, lo sa. Chi è che mi sta sparando e dove? Ah, ma cavoli, anche voi però. Da lassù. Ok. Vai. Sto prendendo, ma con una gran fatica. Cavoli. Come fanno loro con un mitra così a prendermi così bene? Cioè, è un mistero. Ok. Perfetto, uno è andato. L'altro non so. Intanto prendiamo un po' di robe. Niente di che. Rottina, mitragliatrice e munizioni. Benissimo. Possiamo andare. Saliamo. Andiamo in quel carretto. Che è importante perché magari c'è qualcosa di buono. Sì, c'è anche proprio qualcuno. Cazzo, mi ha tirato una bomba. Ma è avuto coraggio farlo in un posto così chiuso. Cavoli. Cioè, tiri una bomba in un posto così chiuso è un po' da pazzi, però si vede che proprio è stata l'ultima, sì, perché non aveva proprio modo di difendersi.
E vabbè, pazienza. Tu droghe basta, ci hai dato, maledizione. Certo che ci hai dato sotto di brutto, ragazzo, tra droghe e alcol. Ci mancavano solo le donne e avevi fatto tutto. Certa miserica, forse per quello che si è ubriacato. Non c'erano le donne. Vabbè ragazzi, salviamo di re che ci possiamo anche fermare qui. Mi sono venuti già abbastanza infarti. Quindi io, come al solito, vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto la Shiva. Ciao ciao!